Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Silent Hill 4. Come sempre ragazzi, non dimenticatevi di lasciare un bel like per sostenere questa serie. Vedo ragazzi che ogni episodio raggiunge davvero un alto numero di like e io vi ringrazio davvero per questo, per cui non dimenticatevi che è davvero importante il vostro sostegno coi pollici in su. Allora, eccoci qua di ritorno. La volta scorsa ragazzi mi è stato detto anche nei commenti che sono riuscito a fare non pochi progressi per quanto riguarda la foresta. Abbiamo trovato una chiave, la chiave che a quanto pare non ci faceva più uscire dall'area in cui ci trovavamo, e alcuni di voi mi hanno dato il suggerimento su quello che dovevo fare. Sarebbe a dire appunto lasciare ragazzi la chiave nella cassa, la cassa del palloncino sgonfio, non ce la scordiamo, e infatti eccola qua, chiave insanguinata arrugginita. E appunto mi avete detto: torna a casa tua, lascia la chiave nella cassa, dopodiché riesci dal buco e torna nella foresta. Per cui, come sempre, ci addentriamo in questo meraviglioso bucio de culo e torneremo indietro. Avevamo dato appunto, ragazzi, il latte al cioccolato al tipo balbuziente che secondo me fa uso di qualche sostanza poco raccomandabile. E quindi adesso che siamo tornati qua, ovviamente possiamo tornare indietro, perché la chiave appunto l'abbiamo lasciata lì. Oh, è ogni volta di Gesù, mi dovete far prendere un accidente, per la miseria. A quanto pare ragazzi la chiave in questione aprirà la porta dell'orfanotrofio. Era un orfanotrofio, non mi ricordo, mi sembra di sì. Per quanto io comunque non abbia voglia di entrare, questo qua ragazzi, cioè, so giorni che io gli ho dato sto cazzo di latte al cioccolato, sta ancora lì. Cosa c'è in quella bottiglia al cioccolato? Un buco nero, il buco nero del cioccolato. Adesso ragazzi, da questo bucio de culo torneremo a casa, come giustamente qualcuno di voi mi ha suggerito di fare, perché effettivamente ha senso, perché ogni volta ragazzi che noi rientriamo nel bucio di culo del bagno riusciamo dall'ultimo bucio di culo in cui siamo entrati. Per cui effettivamente, anche se adesso dovessimo prendere la chiave, non ci interessa andare da altre parti e quindi di utilizzarla direttamente ragazzi alla porta dell'orfanotrofio. Per cui soluzione trovata ragazzi, grazie a voi. Riprendiamo la chiave. Comunque un caso ragazzi, è un caso che il buco sia in bagno. Buco, cesso. No. Adesso ragazzi dovremmo poterlo utilizzare qui senza alcun tipo di problema. Vediamo. Mi sta facendo venire nervoso il tipo che è ancora. Ma che vuoi? Chi te sta a parlare, zio? Chi te sta a parlare? Oh, eccolo lì. Eccolo lì. Oh my god. Ricordiamoci ragazzi che abbiamo trovato pure un bimbo della buba. Chi è? Ah! Oddio, ma vaffanculo, va! Ma va a morire ammazzato, Gesù, mi ha fatto prendere un infarto. C'è un bigliettino scribacchiato. Ragazzi, io in questo gioco sto riscoprendo termini che non sapevo manco più esistessero, manco si utilizzassero più nella nostra lingua. Hai trovato Alessa? Come procedono le cose con Walter? Mandami un rapporto scritto. Walter, Alessa, è il disegno di un bambino, un rapporto scritto, ma chi io? Allora, di qua non posso andare, vediamo un po' se possiamo interagire ragazzi qua con queste cose sul tavolo, a quanto pare sembrerebbe di no. Ok, la porta là è raggiungibile, qua ci sono delle scale. Zio, sei estremamente angosciante, quindi smettila di comportarti in maniera strana. Chissà che cosa succedeva qui dentro. Non lo so, Harry. Non lo so, ma l'aria sottosopra di tutto questo posto non fa pensare a cose belle, in effetti. Oh shit, perché si è cambiata così l'inquadratura? Sta cadendo a pezzi e non riesco neanche a leggere la maggior parte delle pagine. Ecco una parte leggibile. Il secondo segno. E Dio disse:
offri il sangue dei 10 peccatori e l'olio bianco. Sii poi liberato dai vincoli della carne per ottenere il potere dei cieli. Dalle tenebre e dal vuoto genera l'oscurità e circondati di disperazione per colui che offre saggezza. Il terzo segno. E il Signore disse: torna alla fonte attraverso la tentazione del peccato. Sotto l'occhio vigile del demonio vaga solitario nel caos senza forma. Solo allora le quattro conciliazioni saranno in allineamento. Oddio, che cos'è? Oddio, che cos'è? Non mi ha dato manco un attimo per pensare a quello che ho appena letto. Oddio. Oddio, che è? Allora, sacra scrittura, fatemi rivedere un attimo. Qua, ragazzi, parla di tentazione, effettivamente. Da notare che c'è sta parola qua in mezzo. Oddio, ragazzi, non voglio tornare lì. Ma che succede? Che non capisco se è pianto. C'è una placca sulla porta. Placca della fonte. Raffigura un neonato e dice fonte. C'è 721. What the fuck? I finally met him. The one the nosy guy talked about. The devil. A special news report. What in a forest near Silent Hill, the burned corpse of a 30-year-old male was discovered earlier today. The police have ruled it a homicide and are investigating. The numbers 17121 were reportedly carved into the man's body. Due to the marks on the victim, the police are investigating possible links to the Walter Sullivan case 10 years ago. What the fuck? Jesus! What the hell? Io non so a cosa ho appena assistito, ragazzi. A quanto pare abbiamo finito la sezione della foresta, perché quando abbiamo preso, ragazzi, la prima placca della tentazione, abbiamo finito la sezione metropolitana. Quindi probabilmente il nostro obiettivo è prendere queste placche. Non lo so, prima era la placca della tentazione. Shit. Sì, sto arrivando, sto arrivando. Chi è? Oh, ancora quella cagaca. Oh, ammazza. This is the superintendent. Allora sanno che io Are vivo you in qui. There, Henry? Sì, sì. Help you... me. There's something wrong with this room. Oh. Help. Let me out of here. Entrava. Is anybody home? No. Niente da fare. Oh, mannaggia santa. Ma di che è fatta sta porta? What's going on here? Oh merda, sto provando ad aprire. Oh shit. Oh shit, non ci riuscirai, zio, ma sono blindato dentro. Scusami tanto, sì, Che cazzo stai a borbotta? Che borbotti, zio, che borbotti? Oh shit. Oh merda. Oh, oh. Fermo, Harry! Niente da fa. Vedete, non si apre. Non si apre. Non si apre, te l'ho detto. Io te l'ho detto. Ma nessuno ha notato le manate là davanti, no? A voi sembrano normali. I'm sure I heard something in there. Sì, son qua, ci picchia. Yeah.
that sound? It's the same one as back then. Di allora? Allora che cosa? Oh, allora che cosa? Voi sapevate che qua c'era qualcosa che non andava e mi ci avete ficcato dentro lo stesso? Me vi denuncio, eh? Io vi porto in tribunale a Cipicchia. Oh, porca vacca miseriaccia, nessuno mi ha detto niente. Adesso io direi, ragazzi, di lasciare la placca qua della fonte, come caspiterina si chiama, nella cassa del palloncino sgonfio. E queste, ragazzi, avranno qualcosa in comune, io credo. Qualcosa in comune ce l'hanno, ovviamente. A parte sono placche. Poi, qualcuno di voi, ragazzi, tra l'altro, mi aveva detto: Giocherina, perché non provi a inserire i numeri che trovi nel telefono di casa? Eppure questa sembrerebbe essere una cosa abbastanza curiosa. Allora, se non sbaglio, ragazzi, sulla zizza di zizza c'era scritto 16121, se non mi ricordo male. Vediamo un po'. Oh, è vero, caspita. Proviamo. 16, forse era 16, io non mi ricordo, effettivamente non sono andata a rivedere. 121. E poi come chiamo? Chiamo. Nessuna risposta come pensavo. What the fuck? In che senso? Forse non è il numero corretto. Vabbè, intanto inseriamo questo che abbiamo visto adesso, ragazzi. 17, 121. Perché non so se... devo premere qualcos'altro per chiamare. Cioè, perché ci dovrei mettere il cancelletto alla fine, cazzarola? Boh. Perché poi dice, alla fine, quando inserisco, finisco di inserire l'asterisco, esce così. Forse devo... no, perché vedete, cioè, ci devono essere almeno altre due cifre. A meno che non devo mettere gli zero davanti. Boh, proviamo così. Nessuna risposta, no. Vabbè, evidentemente non ho capito, ragazzi, come far funzionare questa cosa. Se mi volete dare altre indicazioni, ragazzi, vi ringrazio. Quindi, adesso probabilmente qua non credo ci sia altro da fare, effettivamente. Per cui, intanto salvo, visto che ci sono. Ok, ecco qua. Direi, ragazzi, che possiamo provare ad andare via di nuovo, a rientrare nel bucio reculo pure stavolta e vedere questa volta dove ci conduce. E shit, il buco è cambiato di nuovo e mi sembra di udire delle voci di bambini. Bene, incoraggiante. Entriamo, addentriamoci in un altro incubo. Questa volta dove andremo? Non lo so, non so più che aspettarmi sinceramente da sto gioco. Oddio. Se già me lo presentate così, già non mi sta a piacere quello che sto a vedere. Quel poco che sto a vedere già non mi sta a piacere. Ma proprio per niente, eh. Quindi è vero, ragazzi, ogni volta cambia il posto dove andiamo. Cioè, troviamo la placca, alla fine succede che l'individuo in questione muore perché è successa la stessa cosa con Zizza. Oddio, che è? Una specie di prigione, che è? Oddio. Oddio, che è? Oddio. Oddio, che cos'è? Che schifo. Che cos'è questa cosa? Fermi. Oddio, oh. Ma che cazzo sta a fare? Oh. Ma che sta a fare? Boh. Ragazzi, sono abbastanza esterrefatta perché ogni volta è una novità, effettivamente, è il posto in cui si va. Quindi adesso c'è sta creatura che... no, no, ok, cambiamo inquadratura e forse è meglio. Che non ho effettivamente capito che era. Eri te che facevi casino, zio? Oddio.
Oddio. C'è scritto qualcosa. Ne ho abbastanza di essere osservata. Oddio, ancora, un'altra volta. Ma che è? Oddio, raga. Non mi aspettavo un luogo del genere. La serratura è rotta, non riesco ad aprire la porta. Va bene. Schiaccia, schiaccia, Harry, schiaccia. Non li schiaccia, ragazzi. Qua sembrerebbe non esserci niente. Ho sentito. Get me out. Get me the hell out of here. Sei qua? Oh, merda. Oh, un bucio di culo. Perfetto, perfetto, perfetto. Va bene, almeno sappiamo che qui c'è. Oh, c'è un'altra porta qui. Però è chiusa a chiave. Va bene, lo terremo a mente. Lo terremo a mente. Zio. Ah, eccolo. Chiuso a chiave. Non hai altro da dirmi? Get me out. A quanto pare no. Ok, è in loop, è in loop. Io, zio, non so perché tu sia qui. C'è un foglio per terra. C'è un biglietto scritto in maniera approssimativa per terra. Che fortuna, finalmente sono scappato dalla cella. Ho deciso di esplorare bene questo edificio. Ok, ci darà delle indicazioni, ragazzi, di sicuro. Il posto, eccolo là, più terrificante, è il seminterrato del primo piano. A nord-est c'è una cucina. Oh mio Dio, ma accanto, a nord-ovest, c'è una camera della morte. Per entrarvi occorre inserire i numeri giusti. Non conosco i numeri ed era troppo buio per vedere il pannello e così non sono entrato. Ok, il posto più terrificante. Io ci dovrei andare. Stai zitto. La serratura è rotta. Ok. Stiamo ovviamente continuando a girare intorno. What the fuck? C'è qualcosa scritto sul muro, eh? Prendiamo i proiettili. Io, ragazzi, tra l'altro la pistola non la sto manco calcolando effettivamente. Cosa c'è scritto qua? Perdon? Sembra scritto in un bambino. Mi stanno guardando dalla camera centrale. What the hell? What the fuck? Ma che cazzo succede qui? Oh, che fine hanno fatto poi tra l'altro le persone che erano chiuse in queste celle? Questa è rotta. Ma è infinito sto corridoio o sto girando in tondo? Non ho capito. Ok, questa dovrebbe essere la prima camera in cui siamo entrati dalle macchie che stanno per terra. Per cui l'unica altra porta che abbiamo trovato è stata questa qua. Walter. Ce l'avete con sto Walter, eh? Oh, zio. Ma puoi parlare con questo tizio? Sapere qualche informazione da lui? No! Porca vacca! Niente da capire, niente da sapere. Per di qua non c'era niente, in st'altre celle nemmeno. Probabilmente mi è sfuggito qualcosa in qualche porta, ragazzi. L'unica cosa, ragazzi, è provare a rientrare nella porta che avevo trovato. Magari mi è sfuggito qualcos'altro qua, perché qua ho visto la sta porta è chiusa e va bene. Qua c'è un bucio. E qua... Ah! Oh! C'è un'altra porta! Vediamo... Ah! È aperta! Oh! Porca vacca! Via! Sta giù! Sta giù! Erano, chissà che sono quelle stesse, ragazzi, schifezze che avevamo trovato nella prima scala mobile, ragazzi, vi ricordate? Uscivano anche quelle dal muro, Sta giù! Porca miseriaccia, quante volte te la devo sbattere in testa? Oddio, però sta musica, mamma mia, non aiuta, ma che fa? Giriamo in tondo pure qua. Ah! Madonna! Che cazzo è? Oh! Calma, rega! Madonna! Madonna Gesù, stai buono! Oh, qua c'è una scala. Però ce n'era una, ragazzi, anche... Madonna santa! E in quanti posti possiamo andare? Minchia, quanto sono brutti sti suoni. Oddio Gesù, quanto sono brutti sti suoni. Ma fin dove mi porta a sto posto? Oh! No, voglio vedere, ragazzi, se finisce da qualche parte. Effetti. Basta. O se è un loop infinito. Oddio. Ok.
portato fino a qua, attenzione. Oh Jesus, ma che è sto posto? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Oh mio Dio. Ma what the fuck? Che dice qua? È una chiave. Ah, chiave per uscire dalla prigione acquatica. Qua ragazzi, nella sala della ruota idraulica, a quanto pare siamo nel seminterrato del secondo piano, con sopra inciso su. Io volevo leggere il cartello, eh. Per accendere le luci delle celle sul terzo piano, gira questa ruota idraulica. Ricorda che l'acqua deve scorrere nella direzione della ruota idraulica. Naturalmente devi anche aprire la paratoia sul tetto. Va bene, è un promemoria. Comunque, perché probabilmente ci servirà qualcosa. Fatto sta, qua c'è un bucio di culo. No. Di nuovo voi, no, eh. Via, via. Harry, dietro. Harry, schiaccia. Via, bestiaccia. Oh, ma ha fatto male. No. Colpisci, colpisci, colpisci. No, minchia. Mamma, questa si rialza, però. Colpisci, mori, mori. Porca miseriaccia, oh. Mai un attimo di pace. Mai un attimo per recuperare un po' di respiro. Eh vabbè, dai, è un'altra volta. Oh, ma quante ce ne stanno di ste bestiacce? Oh, vabbè. Mori. Aiuto! Oh, Jesus! Aia, schiaccia Henry! Muovite però! Aia! Muovite però, che non so se sei allergico alla puntura di ste merde di cose. Oh, allora, qua da dove siamo entrati? Mi sa di no. E un'altra porta ancora, perché noi abbiamo sceso la scala. Minchia, è immenso sto posto, ragazzi. Non lo so, visto che c'è la porta, proviamo ad entrarci. Tanto. A parte il fatto che qua solo se guardi le pareti ti viene il tetano. Mamma mia, raga. Però è fatto bene sto posto, eh. Minchia, è gigante. Che è sta roba? Harry, puoi analizzare? Puoi fare qualcosa? Il generatore... Ah, ho un generatore. Ok, il generatore non funziona. A quanto pare. Vabbè, se andiamo in fondo qua... C'è qualcosa? Madonna, ma che è una porta? Oddio, ma ci sto a far caso, ragazzi? È una porta? Ma che è? Non riesco ad aprire di più. Ma di più che vuoi aprì? Harry, ti sei reso conto che sta porta è enorme? What the fuck? Oh mio Dio, what the fuck? Siamo ai limiti proprio della paranoia e dell'ossessione, Harry. Credo tu abbia dimenticato di prendere i tuoi psicofarmaci. Dai, eh. Vabbò, che palle. Io me ne vado. Allora, qua non credo ci sia più niente, comunque. A quanto pare... che cazzo! Oh! Andate via, ragazzi. Io me ne vado. Vabbò, ma allora ve le volete proprio cercare, eh? Sto! E ancora. Minchia, che incubo! Madonna! Dai! Che palle! Qua sembrerebbe... Allora, c'è il bucio del culo. Io non so se andare prima a salvare. Però comunque, allora, so che qui c'è, effettivamente. Però la chiave che ho preso deve servire a qualcosa. Chissà se serve per quell'altra porta, ragazzi. Oddio, di nuovo! E non di nuovo! Oddio, ma solo per sta tornare di là! Dico, la... ragazzi, alla... La stanza quella col bucio del culo dove c'era la porta chiusa a sinistra. Mi chiedo se serve per quella porta. Io direi di provare ad andare lì a provare la chiave prima magari di salire o di scendere su una di ste scale. Perché non si può mai sapere. Ma a quanto pare qua siamo al primo, al secondo piano. Oddio. Siamo al secondo piano. Te la sei cercata, amico. Ah, oh, ma vattene a fa... Ma pensa te. Ma mori, aia. Minchia, Harry, pure tu però, eh. Sei un po' lento, zio. Giù. Oh, madonna. Però, ragazzi, oh, cioè, così non si può lavorare. Non si può. Oh, oh shit, via. Non si può lavorare così. Io direi di non andare troppo veloce, che questi sbucano dal nulla. Quindi quello che stavo cercando di dire un attimo fa, prima che mi interrompessero. Porca miseria. Minchia, che palle, raga. Cioè, mi colpiscono pure quando non ci sto vicino. Che a quanto pare qua siamo al secondo piano. E la nota che avevamo trovato diceva che il posto più terrificante era il seminterrato del primo piano. Ah, ecco qua, infatti, ragazzi, serviva qua.
Io non so, proporrei prima di andare a salvare, perché abbiamo la salute, ragazzi, che è proprio langue, langue, male, male, male. Perché ogni volta che rientro qua c'è una novità. Chi c'è mo che scassa la minchia? Che succede? Oddio, la TV di nuovo. È la TV di nuovo. Che volete da me, regà, però, eh? Che succede adesso? Non ricordo di averlo acceso. Ma dai, Harry, davvero? Anche quando spengo l'interruttore lo schermo rimane acceso. Ok, non possiamo farci niente, ragazzi, ce lo dobbiamo tenere così. Staccare la corrente, magari. Dov'è la corrente? Possiamo fare niente, raga. Ok, va bene, rimani pure così. Oh shit, minchia, ogni volta che rientriamo qua c'è una novità. C'è una novità, c'è un bigliettino sotto la porta. Chi mi ha lasciato il bigliettino sotto la porta? Sì, andiamo a vedere, sto aspettando che si rigeneri la salute intanto. Ok, perfetto. E vediamo un po', è scritto col sangue, ma che è? Carta rossa, infilato, ok. Ultimamente ho la sensazione di essere in pericolo mortale. Nella mia vita ne ho viste di tutti i colori, ma non ho mai provato una simile paura, così pura ed animale. In caso dovesse accadermi qualcosa, ho deciso di annotare ciò che ho appreso a beneficio di chiunque abiti adesso nell'appartamento. E adesso ti ricordi di lì che questo appartamento è maledetto? Non potevi avvisare prima, pezzo di merda! Sto indagando il plurimo omicidio avvenuto 7 anni fa, in cui 10 persone furono uccise in 10 giorni. Benché assassinate in modi diversi, le vittime avevano tutte una cosa in comune. Oh mio Dio, avevano tutti i seguenti numeri incisi su di loro nell'ordine delle loro morti, ragazzi. Attenzione! Il nome del loro assassino avevano anche quello inciso addosso. Il suo nome era Walter Sullivan. 4 aprile. Oh, la cosa si fa intrippante, ragazzi, perché a quanto pare stiamo vivendo la stessa cosa. Perché adesso quel tipo dicevano, oh Walter, Walter, sempre parlando di sto Walter, che hanno paura di questo Walter. Oh mio Dio. E se provassi a scrivere quei numeri, regà? Al telefono, come mi avete detto voi. Oh Jesus. Prigione d'acqua, a quanto pare così si chiama. Va bene, la cosa mi sta intrippando, intrippando. Allora, ma scusa, 1721, forse ci devo mettere uno zero davanti? Perché adesso sti altri numeri ci avevano uno zero davanti. Per esempio, 1121, però finisce sempre per 121, eh? Quindi vedete, ha detto che erano 10 vittime. Effettivamente i numeri vanno, ragazzi, dall'1 al 10. E quindi adesso si sta ripetendo, però se non sbaglio pure Zizza ci aveva scritto 16.121, mentre il tizio Balbuzia ci aveva scritto 17.121. Possibile che abbia fatto altre vittime nel frattempo, sto tizio? Oh my god, proviamo a scriverlo ragazzi. 0.1121, vediamo che succede. 1.121. Però vedete, poi manca sempre qualcosa. No, secondo me sto sbagliando io qualcosa, ragazzi. Sto sbagliando, è che ci devo mettere il prefisso, no? Più 3,9. Se siamo in Italia, che ne so. No, sto sbagliando io qualcosa, cazzo. Eppure voglio provare a fare sta cosa del numero, se veramente si chiama qualcosa. Voglio sentire, voglio sentire. Andiamo via, va. Torniamo alla prigione d'acqua. Vediamo un po'. Ok, eccoci qua. Perfetto. La porta che abbiamo aperto era questa. Siamo all'esterno. Non avranno mica intenzione di uscire altri mostri qua. Mi auguro di no. Oddio. Ah! E dai, porca vacca miseria, regà, però. Fuori! E do! Oh! Fa pure te. Mannaggia, mo si rialzano queste, mo si rialzano. Dai, Harry, muovite. Ok, ah, problema risolto. Minchia, ma che è Alcatraz? Se dice prigione, c'è sta il mare intorno. A me mi viene in mente Alcatraz. Gesù, ma da quante parti si può andare, ragazzi? Si può scendere, si può salire.
Oddio, minchia, mi perderò in sto posto, non ci capirò niente per un po'. Non so perché c'era una scala, ragazzi, pure qua, appena usciti, in effetti. Quindi magari proviamo a salire un attimo lì e a vedere cosa c'è. Insomma, cosa ci può salire, sì. Oh shit, pure qua si può salire. Harry, facciamo prima, suicidiamoci, va, che c'è data la possibilità, qua è più semplice. Ok, siamo tipo, se quello in cui eravamo era il secondo piano, che siamo tipo al terzo piano, qua si può entrare. Ok, è stato troppo disgustoso. Oh, ma ha fatto troppo senso, che era quello schifo. Minchia, ragazzi, ma non è che potete farmi vivere in incubo in ogni posto in cui vado, però, eh. Che due palle grosse, cioè proprio come se stanno a gonfiare. Eccala. Oh, ma vaffa. Pensate che mi ha raggiunto proprio con l'intenzione di pizzicarmi. Qua pure si può andare su. Qua c'è un'altra porta, però suppongo che ci porta nello stesso posto schifo. Infatti. Mamma mia, che... Ah! Oddio, è pieno di questi schifi. Oddio, oddio, è pieno di questi schifi. Ok, con calma. Ci sono dei vestiti buttati qui. Ok, qua non sembrerebbe esserci altro. Ma che schifo. Gesù. Non avrete intenzione di buttarmi sia... Che cazzo è quella cosa? Oddio, si muove. Oddio, si muove, raga. Oddio. Oddio, si muove. Oh! Oh! Via! Ok! Ma che cazzo è pure sta cosa? Aiuto! Oddio. Oddio, no, no, no. Oddio, no. Oddio. Io sto a pensare a quello là fuori, ragazzi. Oddio, che è? Oddio, che è? È un diario, leggiamolo. Ieri abbiamo avuto stufato di manzo. Nella mensa ho sentito che c'è una camera della morte dietro la cucina e che prendono la carne direttamente dai cadaveri e la cucinano. Questo mi ha fatto davvero paura. Ha fatto anche schifo, direi io, no? Un diario. Sono nei guai, mi sono messo davanti alla camera di sorveglianza e ho gridato a squarciagola, ma non è uscito fuori nessuno. No, raga, no, raga. Io non ci vado là. Raga, si muove. Raga. Eppur si muove, eh. Io t'ammazzo. Io. Ah! Ah, spara qua! Spara, spara! Oh, che lo devo schiacciare! Conservarmi i colpi. Ho fatto bene a conservarmi i colpi. Gesù. Oddio. Oddio, accadono pure. Oh shit. Ma che ce l'avrei entrare? Ma anche no. Scordatevelo che io entri lì dentro, eh. Che cazzo. Ma vaffanculo. Stai fermo. Di là, di là, Harry, porca vacca! Minchia, ma si muove ancora? Oh, mori! Mori! Madonna! Si continua a muovere, prendi, prendi, prendi! Colpi, assolutamente, a quanto pare mi servono! Ok, era ovvio che mi sarebbero serviti prima o poi. Ragazzi, oddio, ce ne sta un altro! Oddio, oddio, ce ne sta un altro! Oddio, che incubo! Così sembrerà che sto dormendo. Erano dei passi quelli, chissà se mi hanno visto. Ok, ci sono dei vestiti, ragazzi, qua. Non mi fa interagire, però. E... Gesù. Io non so se ricaricherà automaticamente Harry. Raga, ma... Cioè... Ah! Dove spari, Harry? Porca vacca, vieni qua! Oddio! Oh! Oh, spara!
Oddio, oddio, schiaccia, schiaccia. Oh, oh, allora, già quando i nemici cominciano ad essere così grossi, ragazzi, comincia a far paura la cosa. Qua... No, 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 per adesso direi di non provare a saltare qua dentro. Io non so dove porta sta roba. Non posso andare di là. A quanto pare no, vabbè, comunque non è che ci sta molto altro. Molto altro da vedere. Ok, ma oddio, quanto so... Un altro bucio. Ok, raga, io... Oh, che schifo, Gesù! Oh, qua non c'era entrata. Aspettate, attenzione. Vediamo se possiamo interagire con qualcosa, perché è pieno di libri. Magari ci sarà pure un diario. No, una scritta. Vabbè, pure le... Oh, c'è qualcosa sul muro. Sono un piccolo genio, ho trovato la risposta all'enigma della camera di sorveglianza. Luce e acqua. Teniamola a mente, ragazzi. Camera di sorveglianza, luce e acqua. Allora, qua probabilmente abbiamo esaminato tutte le porte, ragazzi. Sì, sì, tutte. Quindi probabilmente il nostro compito per ora magari è andare in giro per sti piani. Non lo so. Io comunque al piano di sotto mi sa che non ci so, non so entrata, se non sbaglio. Quindi proporrei intanto un attimo di tornare indietro, ragazzi. Anche perché si è fatta una certa ora per me. Quindi sarebbe consigliabile tornare dal bucio regulo per andare a salvare questa parte, ragazzi. Ok, infatti, eccoci qua. Mi sembra sia... tipo salita di livello, diciamo così, rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad ora. Perché proprio rispetto, ragazzi, alla metro e alla foresta, sembra essere un pochettino più complicato. Un pochettino più ampio, sicuramente. Sembra essere sempre un po' più ampio, perché la foresta era un pochettino più ampia della metro. E questa prigione, ragazzi, è molto più ampia della foresta. Quindi sembra essere diventato anche più complicato, perché è molto più grande come luogo e sembra racchiudere più enigmi effettivamente, quindi più posti da esplorare, più cose da fare probabilmente. Per cui, come sempre, ragazzi, se conoscete il gioco, comunque avete consigli da darmi su cosa fare, dove andare, come comportarmi eccetera, ovviamente li aspetto tutti qua sotto in commento, ragazzi. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!